Bella regà, sono passate un paio di settimane dalla mia ultima apparizione. Il mio precedente video era quello sulle funzioni, come lavorare con le funzioni in Python. E, se vi è piaciuto, fatemelo sapere. Se vi siete appena collegati, questo è il sesto e forse anche l'ultimo episodio del corso Python per principianti. Dico forse perché alla fine, se c'è abbastanza tempo, vediamo insieme come creare un programma, quindi farà parte del nostro progetto finale del corso. Io comunque sono Fabio, sviluppatore di Full Stack, e sto registrando questi video per voi che state a casa rinchiusi a causa della pandemia coronavirus. Ma da un po' di tempo anche noi qui in Inghilterra siamo chiusi, quindi passiamo il tempo tutti e due e lo passiamo tutti quanti, insomma, anche io, e lo passiamo insieme. In questo video studiamo cosa sono i moduli. Vedremo alcuni moduli dalla libreria standard di Python, vedremo come utilizzarli, come installarli e alla fine vedremo anche come creare un modulo da zero. Allora, che cos'è un modulo innanzitutto? Il linguaggio Python, iniziamo con il dire che il linguaggio Python è composto da una serie di funzioni e strutture dati di base, classi, metodi, che sono da subito accessibili una volta che abbiamo installato il linguaggio. Quindi non c'è bisogno di fare nulla e sono subito disponibili per noi che vogliamo, creare un programma. Tuttavia ci sono moltissime altre operazioni, che potremmo fare. E semplicemente utilizzando uno o più moduli esterni forniti dalla libreria standard di Python o direttamente moduli esterni forniti dalla community. Che cos'è un modulo? Quindi un modulo racchiude una serie di funzioni, classi, metodi che vanno ad estendere il linguaggio Python e che possiamo quindi utilizzare all'interno del nostro programma. Perché utilizzare un modulo? Il modulo ci permette di estendere le funzioni del linguaggio e sviluppare programmi più complessi, che hanno più funzionalità, che fanno più cose, insomma, molto più interattivi, molto più interessanti. Ho parlato della libreria standard di Python e dei moduli sviluppati dalla community. Allora, la libreria standard di Python è il posto dove Python offre una serie di moduli che possiamo utilizzare senza necessità di installare nulla, semplicemente importando all'interno del nostro programma e poi a breve vi faccio vedere come funziona. Altrimenti ci sono i moduli esterni sviluppati dalla community che sono racchiusi all'interno della Python Package Index, che sarebbe un indice di pacchetti Python. Il primo, quindi i moduli della libreria standard di Python li trovate al seguente indirizzo web, li trovate qui, mentre i moduli esterni li trovate nella Python Package Indexing che è disponibile a questo link. Ok. Allora, come facciamo ad importare un modulo dalla libreria standard di Python? Allora, importarlo è facilissimo, è sufficiente utilizzare una parola chiave, che sarebbe la parola chiave import, in inglese importa, cioè tradotta in italiano, importa dall'inglese, e poi il nome del modulo, ad esempio math, questo è un modulo che ci permette di eseguire alcune operazioni matematiche, tipo seno, coseno, esponenziali, insomma tutta roba matematica, pi greco, quindi così lo importiamo. Questo metodo, questa cosa funziona sia dal file, quindi basterà scrivere la dichiarazione import mat direttamente all'inizio del file, oppure anche nell'interprete Python 3, quindi avvio l'interprete, invio l'interprete e poi la stessa cosa la faccio qui e quindi da adesso in poi posso utilizzare
il modulo matte in questo modo, semplicemente utilizzando il nome del modulo seguito poi da una serie di funzioni che vedremo a breve. Quindi questi due metodi li utilizziamo per importare i moduli dalla libreria standard di Python. Poi però abbiamo anche, adesso questo lo cancello che non ci serve e da qui usciamo. Allora, come ho detto prima, però c'è anche la Python indexing, package indexing, che praticamente contiene tutta una serie di moduli esterni creati da altri sviluppatori, e per installarli praticamente abbiamo bisogno di uno strumento di gestione dei pacchetti che è chiamato pip, che è tipo uno strumento di gestione dei pacchetti come quelli che ci sono in PHP o in Node.js, tipo Composer o NPM. Quindi, prima di tutto, in alcune distribuzioni di Linux pip è già installato, ma alcune versioni di Linux hanno la versione 2.0 di Python, o 2.x, 2.7, 2.5, insomma, una versione che ormai non è più attivamente mantenuta, e quindi potremmo dover installare la versione 3 sia di Python quindi che di pip. Mentre in Windows pip è già installato di base. Allora, come facciamo a verificare se nel nostro sistema c'è pip? Essenzialmente scriviamo pip meno meno version, sarebbe versione in inglese, e quando il nostro terminale è comodo ci dà come risultato la versione di pip che abbiamo installata, da quale pacchetto Python proviene. Quindi in questo caso vediamo che questa versione di pip è della versione Python 2.7, ma se abbiamo anche la versione pip appunto di Python 3, possiamo fare pip 3 version nello stesso modo come abbiamo fatto prima, e se è installata vedremo che praticamente appare un messaggio con la nuova versione. In Windows invece utilizziamo PowerShell e possiamo vedere immediatamente se abbiamo pip installato utilizzando lo stesso comando. In questo caso non abbiamo bisogno di specificare la versione, perché su Windows PowerShell direttamente abbiamo la versione precedente una volta che lo installiamo Python. Quindi questa la chiudiamo, che dopo ci serve. Allora, quindi se pip è installato otteniamo questo messaggio, altrimenti lo dobbiamo installare. Quindi, come ho detto, su Windows è già installato, quindi una volta che avete installato Python state a posto, mentre se siete in ambiente Linux potreste doverlo installare, e quindi utilizzate il comando sudo apt install Python 3. In questo modo installerete il pacchetto Python. Io già ce l'ho installato, quindi non installa nulla. Quindi adesso vediamo, cerchiamo di capire come abbiamo visto come importare un modulo, però a volte non sappiamo se il modulo è già presente, quindi se fa parte della libreria standard di Python, oppure se è un modulo esterno e lo dobbiamo installare. Quindi ad esempio, se andiamo nel nostro terminal, nel nostro interprete, adesso ho aperto il 2.7, se andiamo nel nostro interprete e cerchiamo di importare un modulo che non è disponibile nella libreria standard di Python e che non abbiamo neanche installato, vedremo che l'interprete ci darà un import error in questo caso. Perché sto utilizzando la versione 2 di Python. Se utilizziamo la versione 1.3 e poi riproviamo, otterremo un errore diverso, che era quello che volevo mostrarvi, che sarebbe module not found error.
Quindi questo ci dice che il modulo non esiste, non l'ho trovato e quindi bisogna installarlo. Per installare un modulo, come ho detto prima, utilizziamo pip, ma lo facciamo dalla riga di comando, non dall'interprete. Quindi usciamo dall'interprete e faremo pip 3 in questo caso, install. E se il modulo non è installato, il package manager di Python lo installerà per noi, altrimenti se è installato nulla. E in questo caso io ho installato un modulo che si chiama requests che serve per fare delle richieste HTTP che vedremo anche successivamente, insomma, come parte di questo video corso. Allora, come utilizziamo un modulo? Iniziamo prima di tutto con importare il modulo. Una volta che l'abbiamo importato nel nostro programma o nel nostro file o all'interno dell'interprete, possiamo utilizzare le sue funzioni semplicemente invocandolo, prendendo il nome del modulo e seguito da un punto. E se utilizziamo un ADI, l'ADI ci dà dei suggerimenti, quindi ci dirà quali funzioni sono disponibili. Quindi semplicemente scrivendo il nome del modulo e seguito dal punto, l'ID ci darà una lista di funzioni o metodi che sono disponibili per questo modulo e quindi che possiamo utilizzare. Selezionandone uno, possiamo vedere, passandoci sopra con il mouse, che appare una breve descrizione di quello che fa. Se non è chiaro quello, che leggete qui, potete consultare direttamente la libreria, standard di Python, quindi visitate la libreria, cercate il modulo e vi appare la documentazione. Allora, passiamo un po' alla pratica. In questo video vedremo una serie di moduli. Questi moduli sono il modulo mat, il modulo random, date, time, request, os, sys, sh, util, ps, util, pil, pandas, csv e subprocess. Sono una serie di moduli che ho selezionato, che sono molto interessanti e che vediamo immediatamente come utilizzarli. Partiamo dal modulo mat, quindi. Allora, questo modulo, come ho detto prima, ci permette di fare delle operazioni matematiche. Allora, questo lo sposto subito sopra. Allora, iniziamo dal modulo mat. Allora, prima lo importiamo. Poi utilizziamo una delle sue funzioni. Allora, la utilizziamo all'interno della funzione print, così vediamo subito il risultato. E invochiamo quindi il nostro modulo mat. Poi volevo farvi vedere la funzione factorial. Questa funzione praticamente ci dà come risultato il prodotto di tutti i numeri di un certo numero. Quindi se io specifico il numero 5, otterrò il prodotto dei numeri da 1 a 5, che sarebbe l'equivalente di 1 per 2 per 3 per 4 per 5 essenzialmente, quindi factorial, quindi il numero fattoriale, credo in italiano. Quindi eseguiamo il nostro codice e vediamo che entrambe le righe ci danno come risultato un 120, perché 1 per 2 per 3 per 4 per 5 fa 120. Poi un'altra funzione che possiamo utilizzare la funzione pi greco, che come immaginate il parametro in questo caso, un argomento, non è una funzione, che ci darà come risultato il valore pi greco. Come una volta che abbiamo eseguito il codice, il risultato è 3.14 e una serie di numeri che sono i numeri che compongono il pi greco. Poi un'altra funzione, ad esempio, interessante è questa, che allora inseriamo un valore, un floating number, un numero decimale, e il risultato del numero decimale sarà 16, quindi arrotonda in eccesso la funzione SIL.
Poi possiamo anche vederne un'altra, mat, flora, di nuovo specifichiamo un floating number, quindi un numero decimale, salviamo il file, eseguiamo di nuovo e avremo come risultato 18. Quindi, allora ricapitoliamo, nel primo esempio vi ho mostrato la funzione factorial che dà come risultato il prodotto di una serie di numeri. In questo caso di numeri da 1 a 5. Nel secondo esempio, quindi in questo, il parametro pi dà come risultato il valore pi greco, di pi greco, mentre nel terzo esempio la funzione sil arrotonda in eccesso un valore decimale e infine la funzione for ci dà come risultato solamente la parte intera di un numero decimale, quindi in questo caso avremo solo il numero 18. Questa è una breve introduzione al modulo. Per maggiori informazioni, ovviamente potete consultare la libreria standard relativa a questo modulo. Tutti i link dei moduli che studieremo all'interno di questo video ve li lascio nella descrizione del video su YouTube. Allora, un altro modulo che vi voglio mostrare è il modulo random. Allora, innanzitutto lo importiamo, salviamo e il modulo viene spostato dalla nostra ID direttamente all'inizio del file, subito dopo la riga shebang, dove abbiamo selezionato l'environment, quindi il tipo di versione di Python che vogliamo utilizzare in questo caso. E vediamo un po'. Il modulo random che cosa fa? Ci dà accesso a una serie di metodi o funzioni che ci permettono, come potrete intuire dal nome, di selezionare alcuni elementi in modo casuale. Allora, iniziamo importando, l'abbiamo fatto, adesso lo invochiamo random. Con il punto abbiamo una serie di funzioni disponibili. La prima funzione utilizziamo la funzione randint. Questa funzione accetta due parametri, che essenzialmente sono due numeri interi, due integers, e non lo so, 4 e 40, mettiamo. E quando eseguiamo il nostro codice, questa è la riga che dobbiamo guardare. Otterremo un numero a caso tra il primo valore che abbiamo specificato e il secondo, quindi un numero a caso tra 4 e 40. Se lo eseguiamo di nuovo avremo 6, la prima volta era 36, adesso di nuovo abbiamo 17, adesso di nuovo e il risultato è 24. Quindi questo modulo ci tornerà utile se abbiamo bisogno di generare dei numeri a caso, ma non solo numeri. Utilizzando un'altra dei suoi metodi, vediamo che possiamo specificare al suo interno una lista, random choice, quindi la funzione che vi sto per mostrare è la funzione choice, che praticamente ci permette di specificare come parametro della funzione del metodo, in questo caso in realtà, una lista può essere di numeri, insomma di differenti tipi di dato. In questo caso facciamo una lista di numeri a caso, ok, 10, e come immaginate il risultato quando eseguiamo questa funzione avremo come risultato un numero a caso preso tra i valori di questa lista, quindi abbiamo un errore, probabilmente dobbiamo risalvare il file, sì. Allora, l'ultima riga è quella che dobbiamo prendere in considerazione, quindi il risultato che abbiamo ottenuto è il valore 8, che è questo. Adesso eseguiamo di nuovo il nostro file e abbiamo il 5, secondo numero della mia lista. Eseguiamo di nuovo nuovamente 8, adesso 7. Di nuovo 7, adesso 10, di nuovo 7, 2, quindi questo
Per darvi un'idea, ogni volta che eseguiamo il codice otterremo un numero diverso all'interno di questa lista, preso dall'interno della lista. Un altro metodo interessante del modulo random è il metodo sample, che anch'esso accetta una lista come primo argomento. Quindi prendiamo una lista di nomi. Allora, ho specificato una lista di nomi e come secondo valore della funzione possiamo specificare un numero. In questo caso il numero sta a indicare che da questa lista vogliamo prendere a caso due elementi. Quindi eseguiamo il nostro codice e vediamo che i primi due elementi che la nostra lista ci dà è Serena e Fabio. Eseguiamo di nuovo John e Fabio. Di nuovo abbiamo Luis e John, lo eseguiamo di nuovo, Luis e Serena, John e Fabio di nuovo. Quindi il metodo sample ci dà come risultato, se questo in valore invece di essere un 2 è un 3, ci darà 3 elementi della lista. Quindi prende una lista come primo argomento e il secondo argomento è un numero intero, quindi un integer, e che sta a indicare quanti elementi dalla lista dobbiamo scegliere a caso. Quindi ricapitoliamo, nel primo esempio abbiamo visto il metodo randint, che dà come risultato un numero a caso tra due numeri che abbiamo specificato come parametri del nostro metodo, quindi all'interno delle parentesi, questo qui. Nel secondo esempio abbiamo utilizzato il metodo choice. Questo metodo essenzialmente dà come risultato un valore a caso a partire da una lista una lista, insomma, una lista di valori, possono essere numeri, possono essere stringhe, possono essere altri tipi di strutture dato. Nel terzo esempio invece abbiamo utilizzato il metodo sample, e questo terzo metodo praticamente dà come risultato una lista composta da x elementi presi a caso. La X sta a indicare il secondo argomento che specifichiamo all'interno delle parentesi del metodo, e quindi prende questo numero di elementi a caso dalla lista e ce lo dà come risultato, quindi sotto forma di una nuova lista. Allora, vediamone un altro di modulo. Allora, il prossimo modulo della lista è il modulo DateTime. Allora, questo modulo è molto utile, come potete immaginare, date time è relativo alla data, quindi innanzitutto lo importiamo, salviamo il nostro file, e come vedete anche questa volta la nostra ID lo sposta in cima al file. Allora, facciamo alcuni esempi pratici. Allora, innanzitutto lo importiamo. Poi creiamo una variabile myDay a cui assegniamo la mia data di nascita. Quindi utilizziamo il modulo DateTime, la funzione DateTime, questa ci permette di specificare una serie di valori, di argomenti a cui possiamo attribuire, come vedete dalla spiegazione che non è molto descrittiva, anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo, microsecondo, TZ info sta per time zone, fold, non lo so sinceramente, ma praticamente cosa fa? Allora, utilizziamo year e mettiamo la mia data di nascita come primo parametro, secondo parametro il mese, e come vedete l'ID ci suggerisce quando cominciamo a digitare, quindi il mese è 1, e poi vedete qui è evidenziato il day come argomento, quindi dobbiamo selezionare un giorno, day 16, sono del 16 gennaio del 1980, e adesso se io
stampo questa variabile, otterrò come risultato la mia data di nascita e siccome non ho specificato nessun altro argomento, quindi otterrò come data mezzanotte essenzialmente. Ma volendo posso cambiare il risultato e ve lo mostro immediatamente. Allora, quindi questo primo esempio ci dà come risultato una data compresa di orario. Se voglio, allora prendo di nuovo la mia data e su questa variabile posso eseguire altre operazioni, come ad esempio posso applicare il metodo replace e di nuovo vengono evidenziati una serie di argomenti che posso utilizzare all'interno del metodo replace, a cominciare, siccome voglio modificare l'ora, per esempio, scrivo hour, e in questo caso questi sono dei keyword arguments, quindi degli argomenti a parola chiave, quindi la funzione accetta degli argomenti e possiamo specificare il nome dell'argomento. Mettiamo le 16 ad esempio, quindi se io nuovamente qui stampo no, non serve stamparlo perché l'abbiamo stampato prima qui. Allora, di nuovo vedete il secondo valore che otteniamo, quindi la prima volta era la data con orario 00000, la seconda volta abbiamo utilizzato il metodo replace e abbiamo indicato all'interno delle parentesi che vogliamo sostituire l'ora, quindi quella di default, quella di base assegnata, con l'orario delle 16, quindi avrò come risultato 1980 01 16 16 00000. Ovviamente la stessa cosa può essere fatta con i minuti, con i micro e con i secondi, i microsecondi, eccetera. Se da questa data voglio prendere solamente l'anno, posso semplicemente utilizzare l'argomento year in questo modo, quindi far seguire l'argomento year alla variabile con un punto, divisi dal punto. E in questo modo avrò come risultato 1980, quindi solamente l'anno. Possiamo anche fare altri tipi di operazioni con questo modulo, ad esempio scoprire che data è oggi, che orario è data. Quindi, ad esempio, today, creiamo una variabile today, gli assegniamo il risultato del modulo dateTime, di nuovo chiamiamo l'argomento dateTime a cui passiamo il metodo today, today è un metodo, e otterremo come risultato, lo stampiamo, potevo anche stamparlo direttamente senza assegnare una variabile, ma così è più chiaro. Allora, eseguiamo il codice, abbiamo un errore, salvo di nuovo e ok. Allora, come vedete abbiamo ottenuto di nuovo una data, quindi questa è la data di oggi, 19 aprile 2020, e sono le 16:29 e 20 secondi, e questi sono i microsecondi, tipo. Vediamo se sono i microsecondi quelli. Sì, quindi quel valore rappresenta i microsecondi. Come avete visto, potete utilizzare gli argomenti in questo modo e otterrete semplicemente, come abbiamo fatto per l'anno, i microsecondi, l'ora, la data, eccetera, eccetera. Allora, quindi abbiamo stampato la data corrente, possiamo anche utilizzare invece che today, now, che accetta un parametro che sarebbe informazione della time zone come argomento opzionale. In questo caso noi non lo usiamo. Stampiamo la variabile now e vediamo che avremo come risultato l'orario corrente. Allora, possiamo anche utilizzare un'altra funzione, un altro metodo anzi,
Se abbiamo una variabile UTC, che sarebbe l'orario, UTC e daytime, di nuovo utilizziamo il modulo daytime, di nuovo daytime, e UTC now, current, l'orario attuale, nella time zone UTC. Seguiamo il codice, non ho stampato la variabile. Ok, adesso dobbiamo ottenere un altro orario, quindi da me qui in Inghilterra sono le 16:31, l'orario UTC sarebbero le 15:31. Che altro possiamo fare? Ovviamente, come ho detto prima, possiamo anche estrapolare da questi orari semplicemente o minuti, una parte insomma della data, la data o dell'orario. Quindi prendo l'ora, poi prendo now OTC e seleziono di nuovo l'ora. Facciamo la stessa cosa con i minuti. Ok, in quest'altro esempio invece che cosa stiamo facendo? Stiamo estrapolando dalla data, dalla data attuale, dalla data OTC, l'ora e i minuti. Quindi otterremo due risultati, quindi il primo risultato è 16, che sarebbero le 16 nella mia time zone, e 15, che sarebbero che è l'ora nella time zone UTC. E questi sono i minuti che ovviamente sono uguali. Ovviamente con questo modulo potete fare moltissime altre operazioni, infatti se vedete, dall'ID ci sono una miriade di funzioni e attributi che possiamo utilizzare, e vi invito comunque anche per questo modulo a leggere la documentazione. Poi vediamo un altro modulo. Allora, questo modulo ci permette semplicemente di fare delle richieste HTTP a un sito web, server esterno. Allora, innanzitutto lo importiamo. Allora, questo modulo va installato in realtà. Quindi per installarlo, come vi ho fatto vedere prima, potete utilizzare o pip o il package manager di Linux. Ma in questo caso utilizziamo pip install, il modulo si chiama request, in questo modulo lo installate, io come ho detto prima l'ho già installato, l'ho installato anche, ve l'ho fatto vedere anche un secondo fa, come si installa, e il modulo è installato e pronto per l'utilizzo. Allora importo il modulo request, il modulo viene spostato in cima. E adesso lo utilizziamo. Allora, creiamo una variabile website e utilizzo request get. Questo è uno dei metodi che possiamo utilizzare per fare una richiesta HTTP. Poi qui come primo valore, come primo attributo passiamo un link, un indirizzo web. Questo è il mio sito web e vediamo che risultato otteniamo. Stampiamo variabile. Ok, allora il modulo è funzionante e ci dà come risultato un response to 200, 200,
Praticamente questo è il codice di risposta del server quando va tutto bene. È uno dei status code, è chiamato. Se utilizziamo l'attributo status code otterremo semplicemente 200 qui. Quindi la richiesta è andata a buon fine e abbiamo ottenuto la risposta dal server, dal mio server, che dice la pagina è disponibile essenzialmente. Ovviamente possiamo fare molto di più e possiamo prendere questa variabile che contiene website, che contiene in questo caso la richiesta al server. E possiamo utilizzare l'attributo text e questo farà una cosa molto interessante. Questo ci darà come risultato l'intera pagina HTML. Quindi potenzialmente potreste salvarla su un file o individuare se all'interno di questa pagina c'è una determinata stringa o un valore di cui avete bisogno, insomma. La pagina è abbastanza lunga, quindi ci mette un po' a seconda ovviamente della velocità del computer. E qua è finita. Ad esempio, come dicevo, possiamo verificare se all'interno della pagina c'è un determinato valore, quindi ad esempio Fabio in questo era meglio che lo commentavamo via perché sennò ci ridobbiamo guardare tutta la pagina che carica. Comunque adesso lo disattivo così non dobbiamo riguardare ogni volta tutta questa roba. Ok, e vediamo che abbiamo come risultato true. Lo eseguo di nuovo così lo vediamo più chiaramente. True. Ok, quindi questa verifica essenzialmente si dice che all'interno del testo che otteniamo da questa richiesta HTTP è contenuta la parola Fabio. Questo ci potrebbe permettere di fare molte operazioni a seconda delle esigenze. Un'altra cosa che possiamo fare, oltre ad utilizzare, come vedete, però in questo momento ho notato che non mi suggerisce le funzioni disponibili. Vediamo un po' se in questo modo me lo fa. Print. Sì, ok, prima non mi aveva preso correttamente il modulo quando l'ho importato, adesso mi dà accesso a una serie di funzioni disponibili per il modulo. Allora, posso, come ho detto prima, in questo modo abbiamo ottenuto il codice, lo status code, quindi il codice della richiesta. In quest'altro modo l'intera pagina HTML e possiamo anche ottenere il contenuto. Mi suggerisce proprio tutto, ma non fa niente. Potete consultare, come ho detto anche per i moduli precedenti, la documentazione. Non mi dà il risultato che dovrebbe. Allora, riproviamo. No, perché non ha individuato il modulo corretto, evidentemente. Non è questo. No, in questo modo non ho suggerimenti, ma non fa niente. Mi dice che non ho un attributo content, ma sono sicuro che c'è.
ho sbagliato qui. Ok. Errore mio, scusate. Ok. Allora, in questo modo, che cosa otteniamo? Otteniamo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima per l'intera pagina web, ma con praticamente fa un escape di tutti i caratteri speciali, quindi in questo caso adesso che si ferma ve lo mostro. Posso interrompere. Ci sono tutte backslash all'interno del testo perché non mi dà come risultato la pagina HTML, ma essenzialmente è un risultato che contiene semplicemente testo, non è una pagina HTML, ma ogni carattere speciale, in questo caso questa è una, il carattere della lista, viene ha di fronte un prefisso che è questo carattere speciale underscore n che praticamente fa un escaping di tutti i caratteri speciali, lo vediamo in ogni qui, nuova riga, nuova riga. Vedete, qui ce ne sono una serie. Questo fa lo skip dei tab, nuova riga. Insomma, applica una formattazione differente al file, alla response, quindi poi questo è un po' più complicato come modulo, ma se leggete la documentazione ci sono molte funzioni e metodi che potete utilizzare, tra cui l'attributo encoding che ci dà come risultato, fatemi commentare via questo, altrimenti dobbiamo guardare tutta l'output. Allora, in questo ultimo esempio abbiamo ci dà come risultato l'encoding del file, quindi UTF-8, oppure come vi ho mostrato prima possiamo estrapolare lo status code dalla pagina, altrimenti che possiamo fare? Vediamo, print website header. Possiamo stampare le informazioni header dovete assicurarvi che non fate errori di battitura mentre scrivete gli attributi o le funzioni perché altrimenti ovviamente ottenete un errore. Allora, questo ci dà accesso all'header del sito, della pagina, quindi della richiesta. Possiamo anche passare dei dati al link per formattare la richiesta in un modo specifico e lo facciamo utilizzando un dizionario, ad esempio. Allora, URL, questo sta per il link che voglio fare la richiesta, lo salvo su una variabile per praticità. Poi la query che voglio, allora i parametri che voglio passare li definisco all'interno di un dizionario, ad esempio la chiave, il no, nome, name e il valore Fabio, ad esempio, poi facciamo una richiesta. E poi i parametri. Ok, ovviamente adesso non vediamo niente perché ho dimenticato di stampare il risultato. Allora, adesso stampiamo il risultato. Allora, in questo modo ho catturato semplicemente dalla richiesta l'URL, quindi il link. L'indirizzo finale, l'indirizzo della pagina che è stata
costruita attraverso questa richiesta, quindi passando questi parametri, il mio response in questo caso è. È questo. Quindi da quella richiesta che io ho fatto, lui mi ha dato come risultato questo URL qui, work fabio-pacifici-cms, che essenzialmente è il link di uno dei lavori che ho fatto, quindi il mio stesso portfolio. Possiamo anche utilizzare questo approccio per passare una lista di parametri, quindi creare una query un po' più complessa, e all'interno del dizionario quindi possiamo specificare essenzialmente dei parametri all'interno di una lista. E vediamo questo esempio qui, query list, e allora la chiave è una S perché facciamo una ricerca, S sta per search, perché il sito con cui ho sviluppato il mio portfolio WordPress, quindi quando facciamo un search con WordPress la stringa che viene utilizzata la S. Allora, in questo modo facciamo una nuova richiesta e in questo caso una nuova richiesta get, passiamo l'URL che è lo stesso di sopra, che abbiamo definito qui sopra, quindi prendiamo la stessa variabile, ma in questo esempio prendiamo la query list per i parametri, quindi i parametri che vogliamo passare sono contenuti all'interno della variabile query list. Poi nuovamente possiamo stampare la variabile website response, che sarebbe per response res, e stampiamo il link che otteniamo da questa richiesta, e vedete che in questo caso abbiamo ottenuto una query, quindi cerca Laravel e WordPress. Quindi in questo modo potete creare delle query più complesse a seconda delle esigenze. Potete anche utilizzare questo modulo per fare delle richieste ad una REST API. Allora, come si fa? Allora, innanzitutto dobbiamo scegliere un endpoint dove abbiamo una risposta JSON, API. Allora, facciamo la richiesta al response get il link che vogliamo utilizzare è questo link dal mio portfolio, e praticamente vado all'endpoint WP WordPress JSON, che mi darà come risultato dei valori JSON forniti dalla REST API di WordPress, e poi possiamo stampare questo risultato nello stesso modo in cui abbiamo stampato la pagina HTML prima, e in questo modo vedete che otteniamo una risposta differente. Questo è il risultato JSON della richiesta che abbiamo fatto, dove sono contenuti in formato JSON tutti i post relativi ai lavori, quindi al mio portfolio. Ovviamente possiamo anche utilizzare l'approccio che abbiamo usato qui sopra, quindi specificare i parametri sotto forma di un dizionario, e possiamo utilizzare questo approccio per fare delle richieste API autenticate. Quindi, specificando API keys come parametri. Per l'autenticazione. Allora,
Prendiamo un'URL di base, in questo caso è sempre l'URL che abbiamo definito sopra, quindi l'URL è questo. La query che vogliamo fare, quindi il resto dell'URL che vogliamo prendere è... Allora, salvo il resto della query al... una variabile API query e WP JSON. Questo è l'endpoint WooCommerce relativo agli ordini del sito e richiede un'autenticazione, altrimenti non funziona. Quindi copio un paio di API keys che ho generato in precedenza, non vi preoccupate che dopo le cancello. Allora, queste due API keys essenzialmente danno accesso all'applicazione e l'applicazione può fare una richiesta al server e ottenere come risposta gli ordini del sito in formato JSON. Allora, per l'occasione, allora facciamo così una variabile response, quindi la risposta a questa mia richiesta, facciamo la richiesta innanzitutto, base, no, URL più API query, quindi creiamo questo URL in questo modo, che essenzialmente questo URL sarebbe questo. Questo più questo, quindi potrebbe anche essere essenzialmente questo. Semplifichiamo un po' la questione e passiamo come parametri le mie keys, quindi i dati le credenziali per accedere al sistema. Quindi adesso in questo modo ho consentito all'applicazione di accedere al sistema e richiedere una lista di ordini da questo endpoint del REST API di WordPress. Adesso vediamo se la risposta è andata, se la richiesta va a buon fine. Response e verifichiamo con lo status code. Quindi se abbiamo come risposta response, come mai non è giusto? Ok. Allora, quindi se la richiesta va a buon fine dovremmo ottenere come status code un 200, altrimenti un errore. Response. Questo è tutto quello che abbiamo fatto prima, ok. Ultima riga della nostra riga di comando e vediamo che abbiamo ottenuto un 200. Se io modifico la mia API key e ad esempio la rendo invalida, il risultato che otterrò dovrebbe essere un 401, se non sbaglio 403, non ricordo esattamente il codice di errore che dovrebbe dare, ma 401 esatto. Quindi questo dice che essenzialmente il response è sbagliato perché lo status code e perché le mie credenziali non sono corrette. Quindi se io provo a stampare direttamente il response intero della richiesta, il risultato che otterrò sarà response 401. Se provo a stampare il contenuto della pagina utilizzando l'attributo text otterrò in questo caso, questo bisogna toglierlo perché rompe un po' le palle, allora via, otterrò questo messaggio, quindi codice WooCommerce REST Authentication Error, quindi questo è l'errore che io ho ottenuto in risposta alla mia richiesta e il messaggio è Consumer Secret is invalid, quindi status code è questo codice 401.
e quindi non mi consente l'accesso. Quindi in questo modo potete fare utilizzare l'API di WordPress, in questo caso di WooCommerce, per fare diverse operazioni, quindi consentire alla vostra applicazione, ad esempio, fare una richiesta al server, estrarre dalla richiesta tutte le informazioni relative agli ordini presenti nel sistema e, ad esempio, utilizzando un altro modulo che vedremo a breve, il modulo CSV, potreste salvare tutte queste informazioni all'interno di un file che poi potreste utilizzare per generare un report. Insomma, le opzioni sono veramente molteplici. Allora, andiamo avanti e continuo con il modulo requests, perché è uno dei moduli, è un modulo molto importante che vi permetterà di fare molte cose all'interno di un programma che volete sviluppare. E oltre a fare una richiesta GET, quindi una richiesta per ottenere un risultato, possiamo fare una serie di richieste, come ad esempio la richiesta POST, che ci permette di inviare dati, la richiesta DELETE, la richiesta PUT. DELETE ovviamente ci permette di cancellare dei dati, la richiesta PUT ci permette di aggiornare dei dati. E lo facciamo seguendo essenzialmente, in questo caso, la documentazione che ci permette di utilizzare un server a cui fare queste richieste e avere direttamente l'accesso per fare una richiesta posta. Nel mio server questo non l'ho abilitato perché è un server privato. Allora, vediamo. Allora, definiamo una linea, una variabile, definisco una variabile linea a cui assegno una serie di trattini per definire per dividere i risultati da adesso in poi, in modo che così la cosa viene un po' più chiara e più pulita, l'output della riga di comando. Allora, facciamo una richiesta. Allora, creo una variabile R per la mia richiesta, sta a indicare la risposta, in realtà la R, requests post. E faccio una richiesta post a questo server, che è il server fornito dalla documentazione del modulo, che ci permette di capire un po' come funziona il modulo, e passo alcuni dati come secondo parametro della richiesta. Allora, passo dei parametri assegnandoli all'attributo data. E a questi dati sono nome, name, sotto forma di un dizionario, name, Fabio, age 40, e adesso stampo la mia risposta sotto forma di JSON e vediamo un po' il risultato che otteniamo. Allora, il risultato, non ho stampato la linea. Ok. Allora, fatemi stampare anche la variabile line, così abbiamo il risultato separato da quelli sopra. Ok, da qui in poi è il risultato di questa funzione qui, quindi chiamo la metodo JSON sulla risposta, quindi sulla variabile risposta, sulla variabile R salvo la risposta da questa richiesta che io faccio, e poi utilizzo il metodo JSON per ottenere la risposta in formato JSON, che è questo formato tra le parentesi graffe, e vedete qui all'interno di questa riga abbiamo le informazioni che io ho inviato al server. Se vogliamo vedere solamente le informazioni che io ho inviato al server, possiamo fare JSON in questo modo. Posso selezionare solamente il valore che mi interessa, quindi in questo caso
il valore della chiave da forma, mi darà come risultato questo dizionario che io ho assegnato dei valori. Allora, oltre alla richiesta post, possiamo fare altre richieste. Allora, facciamo una richiesta put. Allora, stampiamo nuovamente la linea per separare la nostra output e facciamo la richiesta put. La richiesta put praticamente ci permette di modificare i dati che abbiamo inviato al server precedentemente e anche essa accetta due parametri. Allora, il primo parametro è il link a cui, del server a cui facciamo la richiesta con l'endpoint put in questo caso e successivamente un dizionario assegnato all'attributo data, che contiene i nuovi valori che vogliamo assegnare alla richiesta. Quindi di nuovo facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui sopra, stampiamo la risposta della nostra richiesta sotto forma di JSON e estrapoliamo solamente la sezione che riguarda i dati che abbiamo inviato, quindi che sta sotto la voce form, e otteniamo come risultato age38 name serie. Allora, oltre alla richiesta put e alla richiesta post e la richiesta get, possiamo fare altri tipi di richieste, option e others, ma vediamo la richiesta adesso delete. La richiesta delete accetta essenzialmente un unico valore che è il link. Se di nuovo stampiamo i valori contenuti nella richiesta del form, come ho fatto finora, dovremmo ottenere un dizionario vuoto. Ok, quindi abbiamo con successo cancellato i valori che prima abbiamo inviato al server. Allora, questo modulo è davvero molto articolato, la documentazione è molto ampia e come dicevo prima lo trovate un link alla documentazione sotto il video o all'interno dell'articolo sul mio blog relativo al corso Python e dove potete quindi giocarci sopra, insomma, potete approfondire l'argomento per conto vostro. E ci sono altri 7 moduli che voglio mostrarvi, ma li vediamo nel prossimo episodio. In tutto gli episodi sui moduli saranno 2. Ci sarà un ulteriore episodio, un episodio extra che chiuderà il corso e dove lavoreremo insieme ad un progetto interessante e molto divertente. Quindi per questo episodio è tutto, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, state a casa, non uscite, state al sicuro e paratevi il culo. Bella!